Il mitico Giulio mi ha fatto una domanda sotto un video, mi ha chiesto quali sono gli strumenti, ci sono degli strumenti apposta nei software Bibisco e Scrivener per costruire una scaletta e gestirla? Ottima domanda, andiamo a vederli nel dettaglio di uno e dell'altro. Allora, questo è il modello che è possibile scaricare dal corso di Scrivener che trovi sull'Accademia. E quindi userò questo, c'è stesura complessa con prima, seconda scena, stesura molto complessa con primo capitolo e le scene all'interno dei capitoli, oppure stesura semplice. Direi che andiamo a usare stesura semplice giusto per vedere come funziona. Allora, qui dentro è vuota la scena, è come se fosse un unico libro e ogni scena determina un capitolo. Questa è la stesura semplice, quella che io chiamo stesura semplice. Qui dentro si può mettere dentro quello che si vuole, si può scrivere per esempio una breve sinossi della scena. E allora facciamo così, qua scriviamo scena 1 e qui scriviamo Alberto riconosce suo padre. Ecco, qui dentro ci mettiamo il lorem ipsum, track, abbiamo la scena 1, tenendo premuto Alt la copio, scena 1-1 la chiamo scena 2 e chiamo Barbara non vuole vedere Albert. Queste le posso selezionare, copiarle, qui fare scena 3. Questo sistema lo uso spesso per preparare le scene in anticipo e poi andare a riempirle con tutto quello che verrà messo dentro. Allora, qui dentro c'è già lorem ipsum perché l'ho copiato e vediamo che ho preparato delle scene. Naturalmente, se queste sono le scene di una eventuale scaletta, io l'ho già preparata così e posso anche vederla attraverso questo tipo di visualizzazione dove io vedo scena 1, Alberto riconosce suo padre, scena 2, Barbara non vuole vedere Alberto, scena 3, scena 4. Qua vediamo che non c'è un'etichetta. Nel mio modello io ho impostato delle etichette per lo stato della revisione. Se io faccio doppio clic entro nella scena, la posso modificare. Se apro l'ispettore posso andare qua sotto e dirgli prima revisione, seconda revisione, finito. Queste sono le etichette che uso io per i miei progetti e che sono incluse nel modello di qui sopra. Per esempio, ma si potrebbero usare anche per altre cose. Per esempio si potrebbero modificare e invece che mettere stato revisione mettere punto di vista. Dopodiché io questa prima scena è dal punto di vista di Alberto, la seconda è dal punto di vista di Barbara, le altre non l'ho ancora deciso. Allora io vado a vedere in questa visualizzazione qua, non contiene documenti scena 2, quindi devo andare sulla cartella che li contiene per vedere quelli che contiene al suo interno. Se fossi in una cartella che contiene altre sottocartelle, vedrei anche le sottocartelle e le potrei aprire. Qui vediamo che adesso io da questo tipo di visualizzazione potrei vedere la scena, la sinossi della scena, che potrebbe essere il suo contenuto, quindi sapere in anticipo che cosa prevede quella scena, e il punto di vista, per esempio, o altre cose. Qua ci sono gli status, i punti di vista, le sezioni e un'altra cosa. Questa potrebbe già funzionare come scaletta. Se io volessi che la scena 2 andasse al posto in fondo a queste altre scene, la potrei spostare da qua, esattamente come potrei fare dalla visualizzazione bacheca dove posso spostare le scene così. Questo potrebbe essere un sistema di concepire la scaletta. Un sistema interessante perché io, oltre a vedere la scaletta qua, potrei entrando scriverci dentro. È anche vero che da questo tipo di visualizzazione io potrei decidere di aggiungere una scena e magari chiamarla 2 bis e inserirla qui tra la scena 2 e la scena 3. Adesso ho fatto un po' di casino, ma ci capiamo, no? Così. Scena 1, 2, 2 bis, 3. Questo naturalmente io le ho chiamate scena 1, 2, 3 solo per capirci. L'ideale sarebbe non chiamarle così, ma dare un titolo vero e proprio. Ma tutte queste cose le ho spiegate nel corso. In questo modo io potrei aggiungere, per esempio, una scena in mezzo perché vedo che manca anche all'interno della scaletta. Fatto questo, io potrò andare qua dentro e modificarla questa scena, certamente. La stessa cosa lo posso fare qua. Qui ho lo stesso tipo di visualizzazione, ma mi mancano alcuni dati come per esempio il nome dei punti di vista, il tipo di vista, poca roba, e naturalmente la sinossi della scena. Io di solito uso questa, funziona allo stesso modo ma non le vedo in fila. Altrimenti è possibile fare un'altra cosa. All'interno di strutturazione, per esempio, io ho una cartella che si chiama strutturazione, posso con invio creare una nuova scena e chiamarla scaletta e all'interno di questa scrivere le mie scene. Naturalmente possono essere anche più lunghe di così, possono non essere solo questo. Allora, ammettiamo che io gli dia anche un numero. All'interno di questo documento io posso inserire le mie scene. Per esempio, questa qua voglio che sia connessa alla scena 1. Allora faccio Ctrl L e attacco un link al documento che è scena 1. A questo
faccio la stessa cosa e attacco il collegamento a scena 2 e via così. Quando io guardo questa scaletta scritta così, posso aggiungere del testo, quello che voglio, e cliccando qui mi aprirà di fianco oppure, se preferisco, sopra o sotto, a seconda della visualizzazione che preferisco, la scena che sono andato a cercare. Eccola qua, la scena 2. Quindi questo potrebbe essere un sistema per fare una scaletta, uno o due sistemi per fare la scaletta, insomma. Uno sarebbe quello di tenere la strutturazione così, all'interno della scena entrare e scrivere quello che si vuole e mantenere solo titolo e sinossi come indicazione di scaletta, o in alternativa, visto che probabilmente avremo preso degli appunti, avremo scritto delle scene prima in un documento simile a questo qui, potremmo decidere di fare così. Ogni volta che noi facciamo una scena nuova, ecco, fingiamo che io adesso nella scaletta sia arrivato alla scena 6, non abbia ancora la scena 6, io vedo qui, schiaccio invio, ho la scena 6 dal punto di vista di Barbara, vado nella scaletta e a questo, anche solo a una parola o a tutta la frase o a quello che voglio io posso collegare direttamente la scena 6. In questo modo so dov'è situata questa scena qua e qui io posso scrivere naturalmente quello che voglio nel modo che voglio senza andare a intaccare le scene di questa cosa qui. Quindi Scrivener per fare una scaletta potrebbe essere questi due sistemi che potrebbero funzionare. Andiamo a vedere su Bibisco, ho fatto apposta questo test scaletta, l'ho chiamato, non guardiamo queste cose qui, andiamo a vedere i capitoli. Allora, io ho fatto capitoli, all'interno dei capitoli ho fatto un capitolo aggiuntivo, adesso ti spiego perché, e il capitolo romanzo, quindi sto utilizzando anche Bibisco nello stesso modo di scrivere, cioè ho una sola cartella, che è un solo capitolo, all'interno del quale io metto solo delle scene e ogni scena è un capitolo del mio romanzo, posso benissimo usarlo così. A questo interno io ho scritto dei testi, anche qui, qua potrei dirgli che è da completare e questi invece sono completamente da fare. Perfetto, abbiamo tutte le indicazioni che normalmente Bibisco ci dà. Vediamo lo stato di completamento, il nome della scena, quindi del capitolo, la numerazione in ordine cronologico, che cambia se io sposto questa cosa qui. Adesso la scena 1, che è il suo titolo, è diventata la seconda scena in ordine cronologico perché l'ho spostato, quindi questa cosa viene aggiornata, e il numero dei caratteri e delle parole che contiene questa scena. Quindi non c'è una sinossi della scena, ma ci sono altre indicazioni interessanti. Anche qui, come in Scrivener, io posso spostare le scene una sopra l'altra per invertirle, per cambiarle d'ordine. Quindi se io voglio che la scena 1 torni ad essere la prima, la metto qui, la scena 2, queste qua sono da scambiare e le scambio così. Molto semplice. Anche qua io vedo un ordine delle scene. In più, Bibisco ha che se io vado su Timeline, ho l'ordine cronologico delle scene secondo le indicazioni che ho dato io, e avvengono come prima, seconda, terza e quarta, oppure questa dove non c'è nessuna informazione disponibile ho scritto postfazione perché voglio metterla in fondo. Allora come faccio a metterla in fondo in questa timeline? Io vado a vedere il capitolo aggiuntivo, la scena postfazione, e applico un'etichetta. Le etichette sono informazioni metatestuali della scena stessa, quindi qui io per esempio posso dire che questa scena viene dalla prima persona di Augusto e compaiono entrambi i personaggi nella scena, oppure quindi qua gli do il punto di vista se scelgo prima persona. Se scelgo terza persona onnisciente già il punto di vista sparisce perché c'è un narratore di tipo diverso che non la richiede. Quindi queste informazioni le posso dare, vanno a nutrire la sezione dell'analisi, quindi mi sa dire quante volte compare un punto di vista piuttosto che un altro, quante volte i personaggi sono in scena, eccetera, però non lo vedrò nella scaletta. Altra cosa che posso dare, oltre a queste cose qui, volevo far vedere questo, cioè in che momento si svolge questa scena. Parliamo dell'ordine cronologico della timeline. Quindi c'è il calendario, se io ho un'epoca, un periodo, eccetera, altrimenti posso usare il calendario alternativo e mettere un numero o una lettera e me li metterà in ordine alfabetico o in ordine crescente. Io salvando questa etichetta data a questa postfazione, andando nella timeline, vedrò che la postfazione me l'ha messa in fondo al numero 6. In questo modo io vedrò quante scene sono, come sono messe. Le informazioni che ho all'interno della timeline sono naturalmente il titolo, il capitolo a cui fa riferimento, ma adesso ho usato lo stesso per tutte, e i personaggi che compaiono in questa scena. Qui potrebbe essere utile avere qualche dato in più, magari le prime parole o appunto una sinossi apposta, ma abbiamo un
ipertesto automatico, quindi se io clicco su scena 3 mi aggiunge, entra direttamente nella scena. Ora ho inserito il lorem ipsum e se io torno nella timeline posso andare a cliccare per vedere le scene. Anche questa timeline può essere quindi usata come una scaletta per vedere come sono messo e cliccare, sempre a patto che abbiamo realizzato tutte le scene prima. E questo tutto da fare significa proprio che Bibisco ci dà l'opportunità di piazzare, come dire, un placeholder della scena e segnare che ancora non l'abbiamo realizzato. E questo lo vedremo da questa visualizzazione del capitolo. Ma Bibisco ha anche la sezione dell'architettura dove abbiamo anche la premessa, che potrebbe essere il pitch, la premessa tematica, quello che vogliamo, la fabula, che è un posto dove possiamo annotare la nostra struttura generale, ambientazione, note o le linee narrative. Qua io ho fatto Beatrice respinge Augusto e Augusto conosce Beatrice. Le linee narrative sono dei veri e propri testi che io posso gestire come voglio, quindi con doppio clic entro e posso aumentare e scrivere quello che voglio. Anche qua posso mettere che sono, per esempio, sono delle scene queste e potrei decidere di scriverlo così. Cosa c'è di utile nella linea narrativa è che mentre io sto scrivendo una scena, se apro l'Explorer progetto, io qua posso andare a guardarmele. Linee narrative, eccole qua. Io vedo le mie due linee narrative, quindi mentre devo riaprirlo, mentre scrivo, per esempio, posso leggere le scene che sono qua e trovarle. L'unica cosa è che per passare da una scena all'altra, ovviamente dovrò andare a cliccare qua e con doppio clic posso modificarlo. Spero di aver dato un ragguaglio su come è possibile utilizzare i software per le scalette e vedete voi naturalmente qual è il vostro preferito, o se volete scrivermelo, sono molto curioso, e se avete nuove idee per sfruttare le funzionalità di questi software per costruire delle scalette o gestirle, sono curioso di sapere se avete qualche sistema tutto vostro, potrebbe essere molto interessante scoprirlo. Se ti interessa approfondire Scrivener o approfondire Bibisco, ho parlato di questi due software in questi video, oggi ne metto due, scegliene uno, guardalo e vedi se ti dice, ti dà informazioni che possono essere utili per te. Ricorda che se hai Scrivener, io ho un corso a pagamento nell'Accademia, lo trovi in descrizione, che è un corso completo in italiano che ti spiega tutto quello che c'è da sapere su Scrivener. Oppure se hai acquistato Bibisco, sempre in descrizione trovi il video tutorial completo in italiano su Bibisco, dove ti mostro tutte le funzionalità del software. Ciao!